appuntamento del lunedì. E come avete visto dall'ultimo mio webinar e anche dall'ultimo mio post, che il mio trading è cambiato, non perché cambia il mercato, cambia il resto, perché sono cambiato io sicuramente. Quindi ho magari la necessità di fare le cose più tranquille, o non ho voglia di stare tanto al computer. Comunque, oppure mi sono. Negli ultimi anni, vi devo dire la verità, sono cambiato anche il mio approccio con il trading è diverso perché me ne frego dei dati macroeconomici. Quindi, fregandosene della macroeconomia, allora cosa succede? Io me ne frego della macroeconomia, automaticamente diventa che il trading non è più fondamentale, il trading diventa un trading tecnico. Allora, essendo basato sull'andamento del prezzo, certo, posso usare gli indicatori ciclici, quindi faccio il trading ciclico, che quello lì rimane, lo continuerò a fare, però anche dalla parte di vista della statistica e della tecnica, io con questo indicatore qui mi sono trovato veramente molto, ma molto bene. Infatti, sul dollaro franco, sul franco svizzero yen, ho fatto stamattina un'operazione, guarda, queste sono le operazioni di stamattina mie. Non del pre-borsa, le ho chiuse adesso poco prima, vedete che la chiusura è delle 10:16, quindi 9:16, 9:16, queste due ho chiuso, questi due trade, e ho fatto franco svizzero contro lo yen e l'euro yen. Paolo, ma adesso incominci a tradare altre coppie? No, di solito sono sempre stato quello che trada l'euro dollaro, voi lo sapete, no? Però stamattina prendiamo per esempio il franco svizzero contro lo yen. Franco svizzero contro l'IE. Mi trovavo qui, il trade è questo, primo istogramma rosso, secondo istogramma rosso era questo, io sono entrato. Poi, chiaro, io le faccio da un lotto, quindi l'ho chiuso prima. Va bene? Quindi mi sono chiuso la mia operazione senza aspettare i 20 pips, perché quello che mi interessa a me è prendermi il pane giornaliero, giusto? Quindi il trade di stamattina comunque era basato su questa strategia. Vedete che non è che io mi invento una strategia e poi la vendo. Infatti, per questo lo sapete che io non vendo niente, quindi l'entrata è stata veramente questa. Primo istogramma rosso, secondo istogramma rosso era questo. Mi sono trovato in questa zona qui, io sono entrato, e ho preso i miei pipini, che poi logicamente ne ho presi magari di meno perché ho preso 70, 79 euro, ma va bene così, va benissimo così. Ok? Poi abbiamo visto l'euro yen, andiamo a vedere l'euro yen, così un ripasso. Mi sono trovato qui un istogramma rosso, secondo istogramma rosso, l'entrata era praticamente poco sul pivot, mi pare. Fatemi vedere l'entrata, così guardiamo anche l'entrata. Euro yen 128.659. 128.659. 128.659. 659. 659. 659 era? 659. 660. 659, qui praticamente qui sono entrato. Qui guardate, lo mettiamo proprio così, vediamo il trade per dire solo per farvi. Vi voglio rendere conto che la strategia la uso. 659, ecco, 660 andava anche bene. 660, 657, 660. Ok, qui sono entrato. Qui guardate, primo istogramma rosso. Secondo istogramma rosso, candele H1, sono entrato veramente sul breakout. L'ho trovata che era ancora in quella zona, perché non farla? Primo take profit era il pivot, l'ho lasciata correre ancora un po' di più. Ok? Quindi sono entrato così. E va bene. Guardate, oltre a questo, io vi faccio vedere che, oltre a questo, posso anche far vedere, ho anche ancora sull'euro yen su un altro conto, ho questo. E questo sul franco svizzero, quindi la strategia la uso e la continuo a usare. Ok? Cioè, non è che perché la strategia mi sembra bella da farvi vedere, vi ho messo qualcosa, ve lo faccio. No, la uso, la continuo a usare. Quindi quella è l'entrata. Le entrate per oggi, così aggiorniamo un po' il tutto. Euro yen, euro dollaro. Purtroppo l'entrata euro dollaro, qui abbiamo avuto questa cosa. Io ho fatto anche un long venerdì, l'ho fatto qui. Ho visto questa zona qui, sono entrato, ho aspettato il primo istogramma verde, sono entrato qui, ho chiuso con pochi pips, sono entrato un po' prima di ora di verità, o sono entrato addirittura sul pivot, ho chiuso con poco pips, era un trade che non era fatto con questa strategia, quindi qui continua, l'effetto ribassista è questo,
Non entro ancora perché non ho Instagrammi, quindi non posso entrare. Quindi trade, non trade. Poi lo guardiamo magari dal punto di vista ciclico, sarà diverso. Andiamo qui, sterlina franco svizzera, sterlina dollaro. Bello il trade, è entrato qui. Qui abbiamo un falso segnale, primo, long. Se si poteva entrare long era questo, però anche bisogna vedere anche gli orari. Gli orari fanno parte della strategia, perché questo è il primo istogramma verde, con il secondo sarei entrato qui in alto, quindi non mi fa entrare, il massimo lo ha rotto qui, lo ha rotto di venerdì sera alle 17, ok? Quindi io non me lo faccio il trade, ok? Quindi questo comunque continua a essere un trade non da fare, perché ormai qui c'è stato un gap. Della prima zona che mi farà verde, è chiaro che entrerò long. Devo aspettare la prima zona però, se no non entro long. Va bene? Quindi questo va bene, anche questo. Poi andiamo avanti, franco-svizzero, il trade long era questo qui, assolutamente era da fare, guardate, ha pagato 17 pips. Ok, io l'ho fatto venerdì con voi questo qui, l'ho chiuso anche in positivo, l'ho chiuso subito dopo. Ok? Va bene, questo si fa e si lascia stare. Poi questo se lo tagliamo, questo lo giriamo, così continuiamo a portare avanti anche questa strategia. Questa la tolgo. E questo è il trade che ho fatto e secondo me è ancora da fare. Questo è lo short. Primo Instagram era questo, secondo Instagram era questo, quindi si entrava qui esattamente in questo breakout. Vedete, sta pagando over 13 pips, quindi io l'ho chiusa l'operazione, non un'altra, la lascio correre. Target, io direi di toglierli proprio i pivot per non essere, però li lascio, cioè bisogna avere anche un po' l'idea dell'intraday come faccio io, oppure l'idea di voler chiudere l'operazione a priori, oppure tenerla a lungo termine. Quindi è una decisione che ognuno dentro di noi deve avere, e per questo devo lasciare i pivot, proprio perché i pivot possono essere d'aiuto, e l'ho detto l'altra volta, nei momenti di un orario che sia consono alle sessioni, tipo questo qui, erano le 10 del mattino, è chiaro che questo pivot qui funzionava. Però magari un pivot alle 17-18 non mi funziona più. Quindi i pivot li lascio dentro e servono come bussola, come orientamento. Quindi questo qui è il trade per franco-svizzero yen. Lo mettiamo giù. Poi euro sterlina, il trade era questo da fare. Io l'ho fatto l'altro giorno con voi venerdì, poi l'ho chiuso perché era venerdì sera, l'ho chiuso qui più o meno, quindi mi sono portato a casa i miei. Anzi, di più erano, sì, un po' di più erano così. Vabbè, comunque l'ho chiuso la metà a 20 e poco dopo ho chiuso tutto, quindi perché ho pensato venerdì chiudiamo tutto. Quindi il trade era questo, long sull'istogramma verde che era questo, 1, quindi il secondo era questo, vedete, questo è l'1, questo è il secondo, si entrava qui. Ha fatto un istogramma rosso, 1 e 2. Io non li ho visti perché non ero al PC, quindi anche questo può andare bene, però anche se li avessi visti alle 18 di sera non avrei fatto più lo short, quindi l'ho lasciato correre e poi me lo sono chiuso in positivo. Ok? Quindi queste cose qui, venerdì, prese di profitto, bisogna anche calcolare queste cose. Questo alle 14 è un segnale long, questo magari si faceva, però ci prendeva poi un reverse e andava anche bene. Comunque, le coppie le lasciamo ancora, poi magari toglieremo o andremo a sostituire qualche coppia con un'altra coppia. Ok? Quindi questo è il trade long, rimane long ancora, ormai non si può più fare, lo lascio perché è stato fatto, ma non è più da fare il trade perché ormai è passato, vedete? Ormai siamo qui, ci aspetteremo la parte rossa, quindi ancora non lo facciamo. Via, andiamo a vedere il dollaro yen, perché c'è scritto che l'indicatore non funziona, non me lo chiedere, non me lo chiedere perché sto diventando pazzo, stamattina ho avuto dei problemi e sono rimaste queste scritte, beh, l'indicatore mi funziona, forse sarà andando via con il prossimo quando spengo la meta e la riavvio. Qui abbiamo un dollaro yen buono, perché se il dollaro yen scende, scende il dollaro, sale l'euro, quindi avremo di nuovo la salita dell'euro, quindi è tutto quanto un po' in correlazione. Abbiamo il primo istogramma rosso, che è questo. Adesso dobbiamo aspettare, lo vedremo assieme alle 10, vedremo se questo istogramma rosso qui rimane o se la candela si ritorna su. Quindi questa è una possibile, questo è uno short, guardate, questo era lo short, alla fine lo short preso qui ha pagato 20 pips, quindi i 20 pips ce li sta pagando tutti. Quindi togliamo questo, lo lasciamo
Così, qui long, chiaro che qui c'era un istogramma verde e qui c'era il segnale long, poi di notte, chi è sveglio di notte, notturno, lo avrebbe fatto, avrebbe guadagnato 30 pips, però io non l'ho fatto perché non ci sono. Quindi questa la lascio qui, questa la lascio qui, adesso la andremo a sistemare appena avremo la chiusura delle 10, quindi ancora 20 minuti per vedere questa candela se rimane rossa, o il primo istogramma rosso, quindi avremo anche da contemplare nel sistema, e prendo la penna a questo punto, dov'è la mia penna? Nel sistema andremo a contemplare anche un'altra cosa. Ebbene, sia questa. Qui diventa verde il drive. Diventa verde il drive. Qui mi fa un pezzettino di rosso che non lo calcolo, quindi il verde ancora continua fino a qui. Adesso potrei dire che se con questo istogramma qui mi diventa rosso, come mi fa la discesa, posso capire che da qui oppure da qui incomincia la fase rossa. Quindi questo pezzettino rosso non lo calcolo nemmeno, l'ho detto già l'altra volta. Quindi avrei la parte ribassista del drive. Vedete anche qui, drive verde, piccola zona rossa, piccola verde, che mi fa il rosso. Quindi mi basta vedere questo rosso e questo è il mio trade. A me interessa il pezzettino di trade. A me interessa la visione dei soldi o del guadagno può essere relativa. Se io decido di andare a comprare un telefono a mia figlia, un telefono a me, o quindi guadagnare 300-400 euro in un trade o in due trade, come ho fatto stamattina, per me io sono già tranquillo per oggi. Okay? Per farvi l'esempio di comprare un oggetto, oppure per vivere, se mi bastano 2000 euro al mese e li faccio in una settimana, posso essere tranquillo. Se invece voglio guadagnare 10.000 euro alla settimana, qui diventa difficile perché lo devo fare diversamente. Ok? L'idea di guadagnare tanti soldi con il trading c'è, però a un certo punto uno si rende conto che è difficile guadagnarne tanti, perché più ne vuoi guadagnare, più ti metti a rischio con capitale. Cosa dico io sempre? Non è bello, anzi, non è giusto diventare ricchi oggi, si deve diventare ricchi domani. Ok? Con queste parole qua io vi dico soltanto che cercare di fare i soldi subito non è la cosa giusta, è la cosa più sbagliata. È puntare l'obiettivo su qualcosa che non si va. È come dire, ok, io ho fatto il mio trade, devo guadagnare con questo trade 40 pips, ma se poi il trade mi ne fa guadagnare solo 20 e mi fa un ritracciamento, era meglio portare a casa quei 20 e ci penso dopo. Ok? Quindi questa è la relazione che dovete apportare al vostro trade. Perché se fate questo ragionamento qui, i mesi passano, i giorni passano, i trade passano e il conto sale. Ed è quella l'unica cosa che dovete fare, è quella, far salire il conto. Ok? Fare i ritiri, fatevi i prelievi. Tutto questo fa parte, logicamente, di una gestione, ma neanche del money management, è una gestione del proprio di se stessi. La gestione di se stessi è quella che viene ancora prima, la gestione di se stessi viene ancora prima della gestione del money management. Ah, assolutamente, questi sono correlati. Allora, la gestione di se stessi e la gestione del money management è la stessa cosa. Allora, un attimo, prendo. Vi fate voi un diario? Mi fate un diario di bordo di trade che fate. Anche questa è una cosa assolutamente utile. Io durante il giorno me li faccio, o meglio, durante la settimana ho un foglio di carta e mi scrivo quello che faccio. Perché può darsi che io abbia fatto un trade oggi sull'euro yen ribassista, però mi trovo di mercoledì che è più alto ancora. Vado a vedere il ragionamento che ho fatto prima e posso farmi gli stessi trade anche ribassisti. Cioè, tutto è questione anche di un attimino di gestione proprio del conto, gestione del conto, gestione di se stessi, gestione del money management che sono correlati. Quindi la mia testa, la mia mente assolutamente è implicata nella gestione del money management. Se non la uso, non uso la testa, ok, posso fare la differenza. O non uso la testa e uso soltanto il money management, ok? Quindi la testa deve essere spenta. Oppure uso la testa, quindi
Vedo che sto guadagnando 50 euro ed è sono le 5 di sera, mi accontento, le chiudo e questo vuol dire che la testa ha fatto click, mi sono portato a casa e domani ci penso. Se invece uso il money management e do lo stop a pari, ok, posso anche stare tranquillo, dico ok, io lo stop a pari, sto guadagnando 50 euro, però sto usando una posizione da mezzo lotto, quindi se mi sale 10 pips non guadagno niente e questo è sbagliato. Ok? Chiaro che se sto guadagnando 50 euro, sto con una posizione da 0,010 e da 0,10 o da 0,05, allora sono lontano di 50 punti o di 100 punti, allora posso mettere lo stop a pari, posso dormire tranquillo, che probabilmente il giorno dopo mi paga di più o mi paga di meno, però mi paga. Però se io sto dentro con un lotto e sto guadagnando 5 pips, me lo chiudo perché non vale la pena star lì che poi magari il giorno dopo mi trovo a meno 400-500 euro, giusto? Quindi la testa è da usare in ogni caso. Bene, andiamo avanti, che così oggi andiamo a vedere anche il resto, non soltanto questa strategia che logicamente nel weekend mi è stata chiesta tantissimo. Ok, questo è un trade che adesso lo andiamo a vedere, quindi lo lasciamo acceso, questo qui. Poi abbiamo il dollaro australiano con il dollaro americano, dollaro australiano contro il dollaro americano. Abbiamo una sezione, il short che è partita qui, ok? Quindi questo era lo short da fare. Abbiamo qui il primo istogramma verde che è questo, guardate, il primo era questo e il secondo non è riuscito ad andare a rompere il massimo, quindi il secondo è questo, fatemi vedere che non mi sbaglio, il secondo è questo, quindi non avrebbe dato neanche un segnale long, ok? Quindi va bene se fossimo entrati qui, adesso io lo so, io l'ho fatta, perché c'è il pollicione lì in su, l'ho fatta, ma l'ho anche già chiusa, quindi per il momento sto flat. Adesso qui però abbiamo il primo istogramma rosso, questo, il secondo era questo, quindi qui sarei entrato short, lo segno perché lo devo segnare, anzi li segniamo così senza cancellare quelli precedenti. Fatto prima, questo è lo short. Vedere? Sì, questo è lo short, però il trade ancora non lo faccio perché aspetto. Allora, adesso se io sono distante 15 pips, aspetto un attimino che ci sia un ritracciamento più vicino. Quindi trade non lo faccio, lo lascio neutro. Ok, quindi neutro vuol dire che non c'è né il pollicino lì in su né il pollicino all'ingiù. Attenzione che stanno scendendo. Di nuovo, euro yen, eccolo qui, e anche il dollaro franco svizzero. Quindi continuo il trade di prima. Quindi la parte tecnica, quello che vi ho detto prima, perché stamattina ho fatto questi trade, era proprio veramente il ragionamento è a testa vuota, lucida, mi sono svegliato, ho questi trade da fare. Vabbè, li faccio, perché no? Ho i trade da fare, il sistema me lo dice, la posso buttare. Poi, che io sono mi butto con un lotto intero e prendo di meno, va benissimo, ma fate il conto se voi fate un'entrata da 0,10 su un conto da meno soldi, dovete guadagnare meno di quello che guadagno io, va bene anche guadagnare 10, 15, 20 euro. Il trade vincente è quello che cambia, che fa di sé che la strategia funziona. Poi col tempo, se il conto sale tutto il resto, può andare benissimo. Guardate che bel trade sta facendo. Ok? E guardate l'entrata dell'euro yen sopra il pivot, io sono entrato sopra il pivot. Questa qui per te, Mauro, perché so che sei come me del resto e come tanti altri, no? Per prenderti sempre di punta, che io sono uno che si è sempre fissato sulle cose. Quindi, quando ho visto un pivot, non avrei mai fatto questo short da qui. C'è un pivot vicino, guadagnavo 5 pips, non l'avrei mai fatto perché si pensa sempre sul pivot, poi ci sia una reazione. Invece, no, mi sono lasciato portare praticamente da questa cosa qui, short su questa zona qui, lo andiamo anche a segnare. Questa cosa qui vivi è una cosa che assolutamente io penso che stiamo arrivando ad un punto che anche chi non sa niente di trading, non sa neanche usare la MetaTrader, può fare trading benissimo. 1,28 e 60, questa è la tolgo, non interessa. Abbiamo fatto l'entrata adesso. Okay? Il primo Instagram era questo rosso, il secondo era questo, quindi questo qui era il trade da fare. Ok, e si faceva qui. Ok, quindi questo trade qui adesso sta pagando. Sopra il pivot, entrare sopra il pivot, mi dai conferma, Mauro, che anche tu non l'avresti magari fatto. Difficile farlo, però me ne sono fregato del pivot. Guardate, sta pagando 40 pips. Io ne ho presi fino a 20, un po' di più, adesso sto guadagnando altri soldi. Ecco, adesso sta arrivando il pivot, adesso qui è chiaro,
essendo una posizione da un lotto, me la chiudo sul pivot. Questo sì. Va bene, quindi questa la lascio correre. Il pivot ormai è 1,28 e 20, io sono a 4 pips. Fanno la differenza 4 pips perché se li faccio con un lotto, certo che fanno la differenza. Quindi stanno correndo. Vabbè, vi faccio vedere anche qui, anche su questo conto qui, vi posso far vedere. Ok, vedete, anche qui, vedete, sono posizioni da un lotto, quindi stanno veloci. Ok? Bene, siamo a correre. Sta presto anche andare in perdita, però lasciamo correre. Oh, quindi l'euro yen, il trade, chiaro, fatto. Questo qui lo cancelliamo. Quindi mettiamo un pollicione per far sì che il trade l'ho fatto. Ok? Questo potrebbe essere anche l'idea di fare il diario di bordo direttamente scritto sul MetaTrader senza scriverci la penna. Ok? Poi abbiamo come ultimo la sterlina contro il dollaro australiano, che è il trade fatto qui. Io non l'ho fatto, vado c'è il pollicione, era il trade da fare, era su questa zona qui. Guardate, guardate come cosa, come vi potrà essere utile questa cosa qui. Guardate. Qui era il primo istogramma rosso, che è questo. L'entrata sarebbe stata questa. Va bene, avrebbe pagato 40 pips, magari non li avete presi. Avrebbe dato in perdita di 45 per poi pagarne di più. E nel frattempo ha fatto solo istogrammi rossi, non ne ha fatti. Quindi posso anche lasciarla a lungo andare. Ok, questo trade me lo voglio portare un po' più a lungo e lo lascio correre 100 pips. Ok, però dobbiamo essere concordi, potrebbe anche perderne 50 per poi guadagnarne di più. Poi ha aperto con un gap down, quindi va benissimo. Ok? Quindi questo qui continua la fase del pollicione all'ingiù, perché ormai il trade è stato fatto, non mi posso più mettere. Qui c'è un gap forse, ma non mi posso più mettere. Aspetterei un istogramma verde. Se mi fa un istogramma verde più o meno in questa zona qui, posso entrare long, c'è ancora un gap da chiudere. Ok? Questa è, diciamo, quello che mi potrei pensare, era questo che potrei pensare. Bene, noi avevamo un Instagram solo sul dollaro yen, che è questo qui. Mancano 4 minuti e quindi questo qui potrebbe essere anche la nostra entrata. Come potrebbe essere anche la nostra entrata guardando sull'euro dollaro, questa candela qui, adesso non qui, però guardandola magari su 5 minuti, di fare un trade veloce. Da scalpi, però lo lasciamo ancora stare per il momento e ci guardiamo tra 4 minuti questa entrata qui. Poi cambiamo, andiamo sui cicli. Lo lasciamo un attimino, che è inutile che cambio adesso. 4 minuti. Nel frattempo, però, visto che lo voglio fare con voi, MM a 54, quale MM sul dollaro australiano? Mauro? Sì, dollaro australiano. Ok, 54, però va bene, sì, ok, il trade lo puoi fare in base a questo qui, non lo so, quindi potrei anche scrivermela qui, questo è il primo Instagram, questo è il secondo, mi vado a segnare short. Qui lo segno perché questo qui era il primo Instagram verde da questo, quindi sarebbe andato long qui, ma non ce l'ha fatta. Ok, ti dico la verità che io la media non la sto neanche guardando, però siamo sotto, quindi quando farai l'entrata con l'Instagramma verde, magari ha senso, come dici tu, guardare l'Instagramma verde, entrare per andare a toccare la media a 48. Però attenzione, perché se la guardi, la media 54, scusa, se la guardi, devi anche capire che i cicli sono diversi, quindi dovresti fare un ragionamento un po' diverso. Che qui è partito l'andamento ciclico, più o meno su questo minimo qui, ok? Quindi tutta questa fase qui sono cicli 1, 2, 3, 4, 5, 4. Sono un po' corto, sto guardando un po' in alto cosa sta facendo l'euro dollaro. Ok, guardate. Qui è partita, cioè, insomma, sempre sul time frame a 1 minuto. Quindi questo potrebbe essere il ciclo 1, questo potrebbe essere il ciclo 2, oppure questo è il ciclo 1 e il 2 ribassista no, quindi l'1, il 2, il 3 e il 4. Siccome i cicli sul dollaro australiano e il dollaro americano sono un po'. Non sono proprio precisi, se insomma sono un po' diversi dall'euro dollaro, lo sappiamo. Quindi magari non tradarli e la media a 54 cancellarla del tutto potrebbe essere un'opzione proprio per non farsi ingannare, diciamo, dall'andamento ciclico guardando questa strategia. Come abbiamo visto prima anche sull'euro yen, proprio fregarsene del pivot è stata la cosa più furba, perché il trade fatto fregandosene del pivot è stato il trade vincente. Ok? 2 minuti al cambio di candela. Ok?
Quindi ci sta anche che sull'euro yen ci sta questa cosa qui, che poi con il prossimo cambio di candela mi va a toccare il pivot. Sono 15 pips, non è tanto. Ok? Va bene. L'euro dollaro ancora non lo trado. Questa potrebbe essere veramente un bel trade dollaro yen ribassista, eh? Quindi aspettiamocelo. Questo non lo facciamo perché non c'è niente. Questo l'ho fatto. Vedete, ho preso questo. Allora, come volevo fare con voi, andare a inserire ogni settimana un'altra coppia. Cosa mi vuole? Cosa andiamo a vedere adesso? Una coppia, partiamo dall'inizio. Dollaro franco svizzero è la correlazione con l'euro dollaro. Non lo farei perché è troppo correlato. Dollaro sterlina ce l'abbiamo, euro dollaro ce l'abbiamo, dollaro yen ce l'abbiamo, dollaro canadese. E perché no? Non l'ho mai tradato. Almeno, non lo trado da anni e anni e anni. Perché no? Formato, sistema fascio. E lo mettiamo in watchlist. Magari può essere anche una cosa carina fare anche un bel trade anche qui. Guardate. Qui incomincia però l'idea, come dicevo l'altra volta, di controllare. Ecco, cambio dell'ora. Attenzione, prima di fare questo, lo lasciamo di parte e andiamo a vedere cosa fa il dollaro. Eccolo qui. Segnale short qui. Ecco, adesso qui chiedo a tutti, ma un segnale short? Io vado a pagare 30 euro, 40 euro, 50 euro, 70 euro, 90 euro, 100 euro per avere i segnali di trading dove ce li ho io in casa mia. Questo è un segnale di trading. È un segnale di statistica che se questo qui mi va qui sotto, io devo entrare short e mi vado a fare il mio trade, qua c'è anche il pivot, stop loss sui 20 pips qui in alto, 20 pips non di più, per andarmi a prendere questa zona qui. Okay? Per andarmi a prendere il pivot, per andarmi a prendere tutta la fase ribassista. Qui abbiamo un bel segnale short perché abbiamo. E tu lì aspetteresti un ritracciamento? Io no. Perché devo aspettare un ritracciamento? Di cosa? Ritracciamento di cosa? Ritracciamento di un trend rialzista? Per entrare più in alto, ma perché devi. Quale ritracciamento di questa candela qui? Eh no, perché guarda che ti dico una cosa, Mauro, forse mi sbaglio, ma penso di no. Se qui parte un trend rialzista, ok? Questo è un ritracciamento ribassista, questa è la continuazione del trend, questo è un altro ritracciamento. Questa è la zona dove se mi rompe continua il trend ribassista, ma questo potrebbe essere un ritracciamento. Se tu adesso entri qui per entrare ribassista, che ne sai che invece la continuazione non è del trend rialzista, è questa? Quindi tu entri qui. E ti rimani fregato. Se devi rompere proprio il breakout. Si legge male con la penna, va bene, lo cambio adesso. Metto la penna bianca. Non è per darti contro, ma secondo me, come ho fatto prima sull'euro yen, che sono entrato poco sopra il pivot, non l'avrei mai fatto. Invece guardate, trend rialzista, addirittura trend rialzista questo, ritracciamento, trend rialzista, ritracciamento, trend rialzista, potrebbe essere un ritracciamento o una versione di trend. A me non mi interessa, io non voglio entrare qui per farmi questo. Se invece vedo la candela che mi ritorna qui in alto e io vendo da qui, sì, mi può andare bene, ma tecnicamente potrebbe anche non andare bene perché mi sale fino a qui, mi fa la continuazione del trend rialzista che è partito qui. Quindi, se guardi questo, cos'è che prevale? La parte verde. Quindi prevale anche il trend è rialzista. Questo lo capiamo già soltanto guardando la fascia verde. Ma se tu vedi questa cosa qui rossa che è poca, potrebbe adesso incominciarmi a fare la fase rossa qui, quindi un ritracciamento bello evidenziato. Ma a me non interessa, non interessa neanche questo, mi interessa il pivot per il momento. Quindi entrare qui, prendo i miei 20 pips e basta. La candela è molto pronunciata, questa è molto pronunciata. Beh, proprio per quello, perché c'è stata nella sessione di lunedì della sessione europea, hanno incominciato a vendere. Ok, questa è la candela delle 9. Questa è la candela 10, il preborsa ha fatto sì che salisse, tutta la notte è salito, ok? Quindi andare a ritestare il pivot che è sotto l'open price ci sta, ok? Ma poi entrare qui e farmi, che ne so, 10 pips mi vanno anche già bene per me. Poi potresti avere ragione tu, avere ragione tutto il resto del mondo, a me non interessa, ok? A me non interessa. Ok, ma questa è la questione di capire. Guarda, guarda, che si vede male, ma guarda, vedi, su questa zona qui dove c'è il drive, se lui incomincia a scendere fino a qui, io ti dico che il drive sotto questa zona qui comincia a diventare rosso, quindi qui è un breakout di drive anche. Oltre ad avere
il segnale short qui è qui il mercato del dry. Quindi io lo tengo controllato. Questo qui, secondo me, è un trade da fare. Non metto l'ordine pendente perché sono qui davanti al computer con voi, ma se non ci fosse avrei messo qui un ordine pendente. Ok? Quindi ho questo istogramma qui rosso, devo seguire la tecnica. Questa, per esempio, magari uno non l'avrebbe fatta perché qui c'è un gap aperto, guardate. C'è un gap aperto, quindi questo è un istogramma verde, ma vedete, rottura di questa zona qui, il trade ha pagato 38. Quindi statisticamente io non voglio avere ragione perché sono testardo e voglio avere ragione. No, do ragione al grafico di quello che mi fa vedere. Il grafico mi fa vedere questo e io ci do ragione. Proprio perché ho scritto nell'ultimo post e ho detto nell'ultimo webinar che il mio trading sta cambiando. Il mio trading sta cambiando. Sta cambiando il mio trading. Questo è il trading diverso, è questo perché voglio liberarmi da tanti fattori che assolutamente accumulano anche stress. Magari anche lavorare diversamente. Quello che mi interessa a fine del mio trading, cos'è che mi interessa? Mi interessa che quando io ho la settimana è finita, bene, sto guadagnando tot. È quello che voglio io, è quello che voglio guadagnare. Voglio solo guadagnare tot. Cioè guadagnare il mio guadagno in base a strategie che magari non hanno niente, non vanno a influenzare la mia mente, non vanno a influenzare il mio stress. Allora, domanda: come strutturi il tempo davanti al PC? 2 o 3 ore in pre-borsa, 2 o 3 ore il pomeriggio? No, il mio no, guarda, è molto diverso. Per il momento il mio faccio il pre-borsa perché l'avete visto, faccio il pre-borsa, quindi mi sveglio un po' prima. Il pre-borsa assolutamente però non è una cosa, può darsi che in 5 giorni, cioè in una settimana, io di pre-borsa lo faccio soltanto una o due volte, cioè dipende da come mi vedo la reazione dei mercati. Se non vedo una reazione che mi piace o se non ho un segnale, in questo caso tecnico, per esempio, come questi, non la faccio la pre-borsa, ok? Quindi passo, ho le mie altre cose da fare. Poi alle 9 la sessione europea vedo altre cose, posso fare i trade sulla sessione europea. Se non va, non faccio niente. Al pomeriggio a volte non ci sono, tu lo sai, Mauro, non ci sono, quindi non mi affaccio nemmeno al PC. Quindi può darsi che non lo faccia. Oppure può darsi che ci sono, vado a vedere e decido nel pomeriggio il trade che magari avrei fatto nella mattina, lo faccio nel pomeriggio perché il mercato è ancora lì fermo, perché si è mosso diversamente, perché è sceso di più, perché è salito di più. Ok? Quindi in base a questo potrei dedicare, diciamo, le ore di trading. Ma non mi metto 2 o 3 ore seduto o 2 o 3 ore ad attendere, a guardare, aspettare. Proprio perché cerco di vivere di più, cerco di fare altre cose. Può succedere anche che abbia del tempo perso, cioè del tempo che non ho niente da fare, però mi sono scoperto tempo fa che queste ore che non sono vuote me le passavo davanti al computer a guardare i grafici. Però a gioco fatto, dopo 2 ore che stai davanti al grafico e non hai comunque combinato niente, diciamo che è più convenibile fare il trade perché la convinzione del trade o la probabilità del trade, che è la stessa cosa, che vada a buon termine perché la strategia funziona, è questa. Allora, inutile che adesso io mi passo un'ora a guardare la candela che sale che scende, me ne vado al lago, me ne vado, devo fare delle commissioni, devo fare la spesa, che ne so, devo anche, che ne so, tagliare l'erba. Vi faccio degli esempi banali, ok? Mi costruisco in base a questo il mio trade. Poi, chiaro, c'è il telefono, abbiamo il tablet, abbiamo tutto quanto, un bel Surface che c'è tutto quanto dentro e guardi quello che vuoi quando sei in giro, dai un occhio al computer, te lo guardi, insomma. Vi raccomando comunque un tablet, non prendete un tablet Android perché poi non avete più il MetaTrader con gli indicatori, perché gli indicatori sono MT4, l'MT4 va soltanto su Microsoft, quindi cioè va anche su Apple, però è veramente un disastro sistemarla, quindi assolutamente vi consiglio un tablet con Microsoft sopra, costa un attimino di più, ma ne vale anche la pena perché sono veramente all'avanguardia e non sono giocattoli. Ok? Quindi questa è la costruzione del mio, te lo immaginavi, Mauro? Sì, se te lo immaginavi, posso immaginare che te lo immaginavi, posso immaginare che te lo immaginavi, però è questa qui. Poi magari ho da fare, che non so, al computer devo fare altre cose e sono davanti al computer, quindi mentre scrivo qualcosa o
o rispondo alle mail o lavoro su qualche altro sistema, l'occhio sul grafico ce l'ho, quindi magari è anche del trading che non è diretto, è indiretto, però è comunque trading, stare di male al computer che non occorre che accendo il portatile per guardare ogni tanto cosa succede nella mia posizione. Ok? Questo è quello che immagino. Quindi adesso se entra qui io entro short, mi sono già aperto e la posizione non la faccio pesantissima perché ne ho altre, quindi assolutamente ci andiamo piano. Ok? Quindi aspetto la rottura del breakout di questa candelina qui. Quindi questa candelina qui è lo 1,13,96,3. Un attimino più alto. Ok, poi chiaro, andiamo ad occhio, non è che devo stare lì a guardare giusto giusto. Guardo lì, se vedo che mi rompe questa zona qui, io entro short. Non ci penso due volte. Non ci penso veramente, non ci penso due volte. Per me è il trade da fare sul dollaro yen, è questo qui. Bene. Allora, guardiamo l'ultima. Allora, andiamo a vedere un attimino cosa sarebbe successo qui. Segnale long. Rottura, non la faccio. Vabbè, gli orari 19 non l'avrei fatto. Segnale short, non avrei dato il segnale. Andiamo a vedere un po' di cose indietro per vedere se potrebbe essere una soluzione tenere o non tenere questa coppia. Qui avevo il segnale long. Ora 8 del mattino. Il segnale long. Non mi piace tanto il dollaro australiano. Vediamo com'è lo spread. Ah, lo spread è anche abbastanza buono, insomma, non è neanche alto alto. Non è neanche alto alto sul dollaro yen, sul dollaro CAD, l'euro CAD, dollaro CAD non è neanche male. Andiamo a vedere questo segnale long qui, è un falso segnale, però ci sta. Cioè, anche questo magari è un falso segnale, perché mi dà un segnale long, però non è andato mai qui sopra. Quindi automaticamente qui mi rompe di nuovo ribassista, e qui il segnale short che mi avrebbe pagato. Quindi un attimino a filtrarli tutti. Questo è un segnale long. Questo è un segnale long, però mi farebbe entrare long il 19 di sera. Di nuovo il 19. E quindi, ma io direi, la lasciamo in watch list, poi guardiamo se la dobbiamo tradare o no, perché non mi sembra malaccio. Questo è un segnale short, l'avrebbe fatto qui. Alla fine avrebbe anche pagato i 20 pips. Questo è un segnale long. E questo è un falso segnale, le 15 è un falso segnale. Zona di lateralità, quindi anche da interpretare diversamente. Allora, guardiamo un attimino. Questo è il primo istogramma verde. Io direi la lasciamo in watch list, poi ci facciamo un bel punto di domanda qui. Anzi, qui così mi rimane. Mettiamo un bel punto di domanda. Ha una dinamica notturna come tenerla, però il trade, la dinamica notturna è diversa. Allora, se tu fai un trade che sia ciclico e che abbia devi mantenere il trade per tot, è chiaro che ti serve la dinamica notturna. Però per me, che faccio un trade durante il giorno, vedo qui di notte non c'è, vedo qui alle 9 del mattino, non lo posso fare. Quindi non ho comunque la dinamica, non l'avrei fatto questo trade. Ok? Qui adesso siamo alle 10 del mattino e sta facendo un Instagram verde. Allora potrebbe essere interessante. Andiamo a vedere, filtrare 17 di sera. 7 di sera, ecco qui. Instagram verde rosso alle 10 del mattino. Okay? Quindi questo è il primo rosso, questo, delle 9 del mattino. Qui sarei entrato e questo andrebbe bene. Quindi non mi interessa la notte, perché comunque la trado non la traderei di notte. Okay? Non andrei a tradarmi, mi trado soltanto durante il giorno, quindi non mi interessa neanche questo, per esempio. Proprio perché la notte non mi dà soddisfazione. Okay? Questa alle 4 del mattino non ci sono, vado a vedere alle 9 del mattino, sono qui, sono già troppo in alto, non l'avrei fatta. Okay? Quindi vado a filtrare soltanto i segnali che mi dà durante il giorno. Poi, essendo durante il giorno, me lo posso gestire assolutamente bene. Non metterei lo stop a pari se sto guadagnando 10 o 15 pips. Se ne sto guadagnando 20, 30, 40, 50, allora posso dire di sì, ma con 20 pips io me lo chiudo e la notte non la vado più a gestire. Ma poco movimento mi basta, perché poco movimento mi basta, perché se devo guadagnare, diciamo, quel poco che
che mi permette di avere le mie spese coperte, cioè di avere che ne so, come ho fatto prima, 300 euro in 5 minuti, mi bastano. Cioè, questo è un valore aggiunto, è qualcosa in più. Poi, sperimentare, quindi ancora lo lasciamo lì col punto di domanda e non ce ne frega più di tanto, guarda, lo mettiamo qui in mosaico, ce l'abbiamo qui. Poi magari ogni settimana andremo ad aggiornare, se il dollaro CAD vediamo che non ci dà soddisfazione lo sostituiamo, prendiamo un'altra coppia. Quindi la watchlist va a integrare, diciamo, a sistemarci di più. Allora, guardate qui adesso. Chi non ha fatto questo trade qui, che è un trade ribassista, può anche pensare di averlo fatto qui, più in alto. Poteva anche cominciare ad entrare qui di nuovo ribassista, ok? Entrare su altre coppie magari diversamente. Quindi non è detto che assolutamente devo fare il trade soltanto perché mi dà il segnale, lo posso fare anche dopo. Ok? Quindi questo lo tengo d'occhio. L'euro dollaro, notate che non mi dà ancora segnali rialzisti, quindi non voglio entrare long, però l'euro dollaro, visto che lo guardiamo così con questa ottica qui, che abbiamo questa pin bar, diciamo, da 20 pips, andiamo a vedere adesso spostandolo. Allora, il dollaro yen ce l'ho sopra, quindi lo vedo sopra se entra il segnale, e andiamo a vedere su i grafici ciclici, quindi ci facciamo anche un bel giretto in bicicletta. In cicletta, facciamo il giretto in cicletta. Ok. Questo che cos'è? Euro yen, H1, perché qui sono su default. Sì, allora questo va bene, l'assoluto non mi interessa. Ok, vedete come è cambiato il trading? Non guardo più resistenze, supporti e tutto il resto. Dollaro, qui attenzione, questo è il punto C. Da qui punto 1, da qui punto C. Quindi siamo assolutamente in una zona ribassista, punto C. Potrebbe essere anche finita, siamo già sotto punto C. Non c'è più scritto punto C, no. Da qui punto 1, però è logico che questo è la B e la C, quindi siamo in un punto C, che poi questo potrebbe essere questa la A, questa la B, questa la C, ma non ce ne frega niente. Sul weekly siamo sul punto C, quindi prima o poi mi dovrà ripartire. Ok, mensile, segnale long qui, che non ha dato le sue soddisfazioni magari quando era qui, però non è ripartito, quindi lo togliamo. Dal 50% è discesa. Weekly l'abbiamo visto, il daily, abbiamo il ciclo mensile in chiusura, è partito qui il ciclo mensile, ha fatto pochi pips, è diventato ribassista, questo è chiaro che il ciclo mensile è ribassista, non è ancora chiuso, quindi la fase è ancora ribassista. Sul 4 ore, questo qui per esempio, quando mi scrivi con quindi poco movimento di giorno basta, poco movimento basta, perché se adesso io faccio un long su euro-dollaro che mi sta dando, che ne so, che mi vuole pagare 20 pips, è un piccolo movimento. È chiaro che in un trend ribassista così dell'euro dollaro devo stare attento. Sui 4 ore siamo, non abbandoniamo neanche i nuclei, però la trend line del nucleo la vado da un attimino ad allungare perché poi mi serve in futuro. Ok, la posso lasciare così. Siamo sempre sopra questa trend line. Abbiamo l'altra. La allungo pure fino a quando si può ed è questa. Attenzione che il dollaro yen sta per dare il segnale. Ok, siamo così. Il livello del perno del nucleo era questo e lo allungo e basta. Ecco qui, quindi abbiamo il segnale del perno è questo, il target del perno serve questo, ma no, siamo in una fase ribassista. Ciclo 1. Sono due le ipotesi. O questo è il ciclo 1 e finisce qui, e questo è il ciclo 2 che diventa ribassista, quindi questo è l'1, oppure questa è una Y e questo è l'1 che diventa ribassista. Non vado a segnare niente, basta tenerle a mente che dovrebbe essere così, ok? Non vado adesso a segnarmi nient'altro, ok? Questo è quello che, diciamo, mi aspetto dall'euro dollaro. L'euro dollaro è diventato ribassista,
abbastanza pesante sotto questo minimo qui accelerato, però 30-40 pips potrebbe ritornare all'open price oggi, farmi una bella pin bar rialzista e quindi da domani ripartire la fase rialzista, da qui mi vado a contare diversamente i cicli, questo diventa un pezzo di grafico irregolare. Ok, sul 4 sull'H1 invece, visto che non l'abbiamo più segnati, avevamo qui il ciclo 1, andiamo a vedere. 1, 2, 3, ok, abbiamo qui di nuovo la parte di bassista, quindi questo qui è irregolare. Un attimo, me la voglio vedere perché intanto ho preso il 3, questo sarebbe stato il 4, non la vado a finire diversamente. Partiamo dal grafico più grande, più grafico più alto. Allora, 1, tengo d'occhio il dollaro yen. Se qualcuno vede il breakout, lo preannunci perché stiamo per entrare short. Eh? Allora, 1, 2 perché mi fa un nuovo massimo, diventa ribassista. 2, 3, attenzione, short per me. Dollaro yen short, cambiamo un attimino, scusate, poi ritorniamo. Faccio 3. Dollaro yen sono short, dollaro yen sono short, euro dollaro no, short euro yen e short franco svizzero contro lo yen sono short. Allora, qui ancora posso anche togliere, non lo faccio, tolgo, eccolo qui, short. Adesso il tutto sta nel capire adesso quanto lo devo tenere questo trade. Quanto lo devo tenere? Se seguo la struttura della fascia, quindi assolutamente gli istagrammi rossi, potrei avere una statistica che dopo 4 istagrammi me ne fa una fila di più, perché se vado a vedere nei report, vedete che quando supero i 4 me ne fa altri 4. Se vedo che superano più 4 me ne fa altri 2, ok, ribassisti, che ok, non ho avuto neanche il segnale, però non importa. Qui ne ha fatti 4 rialzisti e via. Quindi devo stare anche attento a capire la dinamica. Vedete qui, quando sono partito bene, sono partito. Quando sono partito bene, sono partito. Questa è una bella copia perché vedo che il dollaro yen non ha tanti falsi segnali come questo. E poi se me li fa, devo anche capire quando me li fa, sui dati macroeconomici probabilmente. Ok? Questo. Me ne ha fatti 4, me lo tengo altro 4, infatti vedete che è salito ancora. Se questa è la dinamica de che devo scoprire io, devo andare a capire. Adesso questa cosa qui, lo stop loss, per chi vuole inserire uno stop loss, anzi stop loss va messo, è il massimo di questa candela. Non vado neanche a cercare altro. Se invece non sono davanti, se sono davanti al computer, non inserisco lo stop loss, ma ho uno stop reverse, quindi in base al colore degli Instagrammi, se mi fa un Instagram verde e mi fa il secondo verde, quindi un segnale contrario a questo, mi giro long e chiudo il mio stop loss con quello che mi dà l'indicatore. Se invece non ci sono, mi guardo automaticamente diciamo, la dinamica dell'andamento del prezzo. Va bene? Capito? È tutto a posto? Cioè, io, quando dico capito non è per avere la conferma che è chiaro la gestione del sistema, non per prendermi, diciamo, la parola di aver ragione. Ok? Perfetto. Silvia, ci sei? Se io devo fare questo trade, lo faccio così. Non vado ad aspettare altro. Secco, proprio. Secco. Adesso, se non l'ho visto e tra 2 o 3 ore lo ritrovo di nuovo qui, se non l'avessi visto, magari l'avrei fatto lo stesso. Perfetto. Va benissimo. Se, non ti, no, se sei entrata va bene, Silvia, quindi ricordati, stop loss sul massimo di 20 pips, cioè il massimo di questa candela qui è il massimo di stop loss, però se sei davanti al computer, in base all'auto reverse, quindi un Instagramma verde e il secondo Instagramma che ti dà il breakout, puoi entrare e chiuderti la posizione che hai fatto da 1 in ribassista, ne metti una da 2 in rialzista. Però anche questo, se invece sei all'inizio, il primo armi, ti consiglio una posizione secca con 20 stop, 20 di stop, quindi sai già che più di 20 pips non perderai. Ok? Cerchiamo di gestire
di gestire tutto quanto dal punto di vista anche di mantenere la mente libera da ogni condizione, di essere incondizionata la mente. Allora, questo non lo so perché non ho una statistica, Gianluca. Allora, se vuoi uno stop loss sempre sul massimo o uno stop loss come uno stop loss di 50 pips fisso, questo dovresti farti una statistica a vedere se io non ti conviene lo stop loss di 50 fisso, te lo dico così a secca. Secondo me non conviene lo stop loss fisso di 50 pips perché automaticamente, sicuramente, senza stare a guardare di statistica, vai ben oltre il 50 pips, ti gireresti subito con una posizione long, quindi ti conviene l'autoreverse. Ti conviene l'autoreverse. Mauro vuole tornare in cicletta sull'euro-dollaro. Va bene, adesso ci torniamo. Ok? Quindi non ti conviene 50 pips di fisso perché automaticamente avresti, Gianluca, un reverse di posizione. Ok, perfetto. Andiamo in cicletta perché Mauro ha fretta di andare in cicletta. Adesso è diventata la cicletta. Ok, quindi l'entrata era da fare. Chiaro che si entra, poi si aspetta un attimino. Ok, l'euro dollaro H1, 1, 2, abbiamo detto, questo è il 3. Andiamo a vedere un attimino se i segnali sono consoni. 3, vedete, qui già incomincia a diventare una cosa bruttina perché c'è un segnale di 4S, quindi lo devo segnare. 4S, qui ho un altro 4S, qui già capisco che c'è qualcosa che non va, perché guardate, 1, 2, un 3 corto così, quindi non c'è la frattalità, poi ho qui dopo il 4S che me lo dà l'indicatore, ho un altro ciclo che sembra tornare su e giù, quindi assolutamente questo qui è qualcosa di irregolare, e quindi qui guardando la distribuzione, mi finisce qui la distribuzione, riparte qui l'1. Sì, Francesco, uno si deve buttare. Ma questa ne abbiamo già parlato, non è la definizione che uno si deve buttare e fare il trade perché va fatto. No, assolutamente no. Questo finisce qui. Se usi la parte tecnica ti devi buttare, ma ti devi anche tirare su quando c'è da chiuderlo con lo stop, lo chiudi con lo stop e ti giri. Assolutamente. Il significato è chiudere a fine settimana, dico, ok, ne ho chiusi 3 in perdita, però ne ho chiusi 5-6 in positivo, va bene. 23, 31. Segnale short qui, quindi questo qui è un altro ciclo. Qui, adesso un piccolo segretino. Ok, 1, 28, 2, 24, ci sta, questo è il ciclo 3. Siamo nel 3 di una distribuzione irregolare, quindi siamo comunque, una distribuzione regolare è già stata precedente a questa. Questa, irregolare scusate, questa potrebbe essere una distribuzione irregolare lo stesso e poi ripartirmi con il nuovo ciclo. Io attenderei che mi faccia come minimo. Guardando questa cosa qui, proprio a te Mauro, che sei in cicletta, per guardarti la cicletta adesso, la cicletta ti trovi con questa bella candela verde qui, ok? La vai a vedere nel metodo con gli Instagrammi. Se ti trovi un Instagram verde, hai l'idea di entrare. Poi, se hai l'idea di entrare, perché se sei in un ciclo 1, ti guardi la media 48. Se invece hai l'idea che comunque sei nel ciclo 4, deve rimanerti comunque fissa nella testa che probabilmente sei nel ciclo 4, il target diventa di 20 pips. Ok? Questo è tutto, mi sa, per oggi. Altro non andiamo a vedere. Non vado a vedere neanche le parti tecniche, mi sono praticamente ribaltato dell'idea di questo. Andiamo un attimino a riguardare il 4 sull'H4. Ok, questa è una bella candela. Allora, ritorniamo qui soltanto per un motivo. Cioè, unisci questi due componenti, Mauro. Allora, questo, ok, il trade l'abbiamo fatto, è entrato short. Mi interessa, altro non mi interessa.
Questa è fase sperimentale, ce l'avevamo qui. Allora, vedete, sta cambiando ancora colore, sta andando su e giù. Questo è il bello dell'indicatore che dopo, quando ho tempo, perché non ho ancora tante da fare, quando sarà pronto, prima di Natale, il regalo di Natale sarà questo nuovo robot. Ne parlavo ieri con Alessandro, però dopo voglio revisionare questo indicatore perché mi è venuta in mente mi è venuta in mente un'altra cosa, però non voglio appesantire il lavoro di Alessandro, lo lascio ancora che mi finisca prima queste cose. Ok? Allora, il trade, questo qui l'abbiamo fatto, dov'è? Dollaro yen? Dove? Dollaro yen? Ah, non mi dà, non l'ha messo in fila. Il trade l'abbiamo fatto, quindi lo lasciamo stare. L'euro-dollaro qui, ok, fai conto che qui sia ciclico. 1. Metto nella stessa condizione di prima. Devo vedere. Ok, tanto facciamo così. Non me lo ricordo com'era, più o meno. Mi finiva. E qui finiva. Guardarlo. 35, 24. Questo era 24, no? 24, sì, ok, questo qui era giusto. 35. Ok, questo qui era il ciclo 1 che partiva da qui, però l'avevo tolto con una Y che partiva da qui, praticamente, no? Ok, ma ci sta. Va benissimo che sia così. Quindi qui abbiamo l'1, li scrivo con la penna. Sto guardando qualcos'altro. No, oh, sì, ho sbagliato. Ho sbagliato. Qui partiva l'1. Va bene, siamo così, sono a Y. Riprendo la penna. Attenzione che anche sui 5 minuti, guardate. Primo istogramma rosso, stesso sistema, anche qui non è più, è cambiato anche il sistema del trading, tutto il resto, anche sul trading, diciamo lo scalping non si può fare perché ci dà troppi pips, però primo istogramma rosso, aspetto il secondo, potrei entrare anche su 5 minuti. Qui i trade sono questi che ho fatto, eh. Sono tutti pesantucci, quindi ci metto poco a andare su di 200-300 euro, quello che mi interessa. E poi la giornata per me finisce qui. Allora, 1, croce, 1, 2 e 3. Quindi se tu usi questo grafico qui anche ciclicamente, ti accorgi che qui praticamente puoi inserire anche l'indicatore ciclico. Qui dentro no, però qui dentro non lo puoi inserire perché ha un altro, però te lo sistemi sotto e sai l'indicatore ciclico anche qui dentro. Quindi hai questa situazione qui, lo facciamo. Inserisci indicatore, ciclo, ciclo. Non ho quello che faccio niente. E non mi funziona perché non c'è la password. Bravo Paolo. Anche se doveva funzionare, perché non mi funziona? Vabbè, lo facciamo veloce. Lo inserisco. Sarà questa, sì. Ok, lo lascio lì, lo posso usare quando mi serve. 1, 2, 3, questo è il segnale ultimo. A me interessa soltanto il detector che è arrivato alla fine. Questo è il ciclo 3. Quando avrò un istogramma verde, mi trado il ciclo. Quindi questo potrebbe semplificare un po' il tuo trading, Mauro, dal punto di vista. Allora, io conosco tanti di voi, tanti li conosco bene, tanti non li conosco bene, tanti li conosco solo per Skype e posso anche immaginare, forse mi sbaglio, questo è chiaro, rimane sempre questa cosa, di com'è una persona dentro di sé, no? Poi tanti li conosco da tanto tempo, quindi so anche un po' il trading, so com'è andata, so la situazione personale, tutto il resto. Quindi, secondo me, Mauro, questa potrebbe essere per te, senza adesso mischiarmi sul tuo trading, chiaro,
una soluzione per il tuo trading, perché se tu ti aspetti una ripartenza di un ciclo 1, perché magari dici è finita la distribuzione, il 4 non me lo fa, derivo da una distribuzione irregolare da questa parte. Questa potrebbe essere anch'essa irregolare perché si è tirata talmente a lungo. Qui mi aspetto un ciclo 1, e allora aspetti un istogramma verde, con il secondo istogramma verde entri. Poi magari ti aggiungi anche la media a 12 periodi e c'hai un'entrata ancora più alta. Quindi ancora più precisa. E poi hai il pivot che non è stato toccato, poi è la 48. Ok, provo a entrare adesso in long perché vedi questa candela qui a pin bar così. Entreresti per devi mettere lo stop loss sotto questo minimo. Ti garba. Perfetto, no, potrebbe essere anche una soluzione non soltanto per te adesso, non è che ti prendo e dico così, ma secondo me potrebbe essere interessante anche questa situazione. Però dal mio punto di vista voglio un po' separare questa cosa, voglio separarla e quindi non mi interessa, tolgo l'indicatore ciclico e non mi interessa. E mi rimango sul mio andamento di tecnico. Perché faccio questo ragionamento qui? Perché con il tempo sono diventato vecchio dal punto di vista di trading. Cioè, non mi interessa, mi interessa veramente se io riesco a fare 10-15 operazioni alla settimana, tutte che mi vanno bene, o la maggior parte mi va bene, tutta la somma completa mi va bene. Magari qualcuno mi va meglio, qualcuno mi va peggio, però alla fine riesco a guadagnare con un trading tecnico. Quanto stress che mi sono tolto di mezzo, che poi magari posso anche ogni tanto fare del trading, diciamo ciclico, pensando a altre cose, pensando a un'altra tecnica, va bene, però se io riesco a costruirmi una situazione di trading con un andamento che comunque mi dà delle soddisfazioni e a fine settimana guadagno i miei soldi lo stesso. Va bene? Allora, bisogna però dare consapevolmente un accento a uno dei due. In che senso, Mauro? A uno dei due sistemi. Proprio per questo ne ho tolto uno e uso solo uno. Però potresti dare un'occhiata e tenere d'occhio così per te, per non immischiare. Esatto, perché hai visto. Ti ho anticipato perché non avevo letto che mi avevi scritto che devi dare un attimo, logicamente devi dare un po' più ragione a uno dei due metodi, oppure ne cancelli uno e segui solo uno come faccio io, come faccio tecnicamente. Una vagonata di cose, Gianluca. Di cose, anche oggi una vagonata di cose, spero sia questo. Perfetto. Comunque, adesso sto fermo, anche sull'euro dollaro sto fermo fino a quando non ho un Instagram di un colore giusto. Poi cerco di portarmi a casa, eccolo qui, il dollaro yen è partito. Quello che vi dico, alla fine io potrei anche smettere, è una vagonata di stress in meno, questo assolutamente. Oh, Madonna, io non dico niente, cioè non dico, il trade l'ho fatto qui con voi, è in positivo, certo è in positivo. Sta guadagnando 2-3 pips, ma non importa. L'idea è che è quella giusta. Cioè, tutto quello che io dico, non è che lo dico perché, anche se non mi voglio ripetere, perché voglio vantarmi, dico di là. Una cosa che io stesso mi riporto nel mio grafico. Questi sono due trade da 10, non sono uno, sono due. Dopo un po' mi metterò lo stop a pari quanto sono. Adesso sono solo a 3 pips, non vale la pena. Se arrivo al pivot, non prenderò profitto, io devo uscire, ma non mi interessa. Ok? Ne ho guadagnati prima non so quanto. Vabbè, questo non è il conto dove ho fatto i trade prima, però ne ho guadagnati qui 300. Se ne guadagno altri 100 va bene lo stesso. E mi va bene. Basta, per me la giornata è conclusa. Va bene? Quindi meno stress, molto meno stress. Ok? Perfetto. Io vi ringrazio della partecipazione come sempre. Vi auguro un buon start in settimana. Chiedete, bella storia, grazie Mauro. Cioè, bella storia perché io non ho niente da punto a favore di chi segue i miei webinar. Quindi questo è un vanto mio. E che non vi troverete mai niente che io voglio vendere. Cioè, non è una cosa che voglio vendere. Quindi è una cosa che ho fatto per me.
egoista che sono. Quindi se funziona con me, funziona con tutti. Se devi fare soltanto questa cosa qui che stiamo guardando noi, soltanto la fascia 30. È facilissima da fare. È facile da fare perché non è che si deve guardare il ciclo, quante ore, quante candele, quante ore entro short, entro long, c'è il dato, non c'è il dato, me ne frega. E se su 10 trade me ne faccio 7 vincenti e 3 li perdo, se questi 7 vincenti mi hanno guadagnato abbastanza, me ne frego di 3 vincenti, di 3 perdenti. Alla fine, la somma è come se io adesso vendessi vasi. Ne vendo 10, di 10 che ne vendo solo 7 perché 3 mi cadono e si rompono, di quei 7 che ho venduto mi pago tutti i 10 e ci guadagno sopra. Quindi non mi importa se si rompono 3 vasi, è la stessa cosa. Quindi questo è il ragionamento che mi sono fatto io. Poi posso mettere un'immensità di in watch list, questo l'abbiamo messo adesso in watch list. Potrebbe diventare un bel trade anche questo, nel primo Instagram verde è questo. Guardo le ore, può darsi che mi faccia anche questo trade, può darsi che non me lo faccia perché qui è tirato già il drive. Il drive è tirato, quindi il long non lo farei. Con due monitor, anche con un monitor solo la puoi gestire la watch list. Certo, con due c'è più comodità. Ecco qui, guardate. Il trade che ho fatto prima, che poi io l'ho rifatto, sta andando di nuovo bene perché il trade era questo. Io l'ho chiuso prima, avete visto, adesso sta di nuovo in positivo. Io tra un pochettino chiudo di nuovo. Chiudo tutto perché, a parte che devo uscire, ma ho l'euro yen, franco yen, adesso devi anche un casino di cose, franco yen, dollaro yen, Canada, tutto il resto. Il franco yen sta ritornando al pivot. Per me la giornata si conclude al pivot, ma non perché il pivot c'è, perché mi do a me una ragione. Forse il pivot non mi serve nemmeno in questa situazione. Però... Allora è arrivato di nuovo al pivot. Quindi questa situazione per me si dovrebbe concludere qui. 1,28. E non la chiudo perché sta rompendo il minimo assoluto. Quindi potrebbe anche accelerare. Potrebbe essere interessante non metterci tutta la watch list, ma mettere, non so, come ne ho messe io, 8, adesso 9, 1, le andiamo a sperimentare quelle che ci possono essere. Per esempio il Bitcoin. Perché è sparito tutta questa cosa del Bitcoin? Che c'è stato un boom di 3 mesi che mi hanno rotto le scatole e tutti, ah, sto Bitcoin, c'è da tradare il Bitcoin, c'è da tradare il Bitcoin. E il Bitcoin è sparito. Non se ne parla più. Non c'è più neanche la pubblicità del Bitcoin. Se le criptovalute sono cresciute come i funghi, ce ne sono talmente tante. Però se la metto con questo sistema del Bitcoin, abbiamo visto, non è tradabile. Devo avere una coppia, uno strumento che sia sì liquido, ma anche lineare più che liquido. Ci deve essere volatilità, ma ci deve essere anche una certa linea di movimento sul prezzo, perché se troppo se troppo i movimenti sali e scendi, l'indicatore non mi può funzionare. Quindi la elimino dalla watchlist, non me la devo inventare, non mi invento niente, non mi interessa. Va bene? Ok, grazie a tutti, buon start in settimana. Adesso vi preparo il webinar per mercoledì e per mercoledì pomeriggio ce l'abbiamo, per mercoledì e per il venerdì mattina. I webinar del mercoledì live li continuiamo a fare, non c'è problema, però dopo a dicembre, a gennaio vediamo se vale la pena fare perché anch'io non posso stare tutto il giorno al computer. Mi sono preso questo obbligo e lo mantengo fino a fine di quest'anno, poi l'anno prossimo vediamo che magari li togliamo perché sennò anch'io devo sempre stare al computer, non ce l'ho la voglia di stare al mercoledì pomeriggio, anche se a volte faccio trading, preferisco farlo nel mio intimo, ok? Diciamola così. Ok? Grazie a tutti. Ciao 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 ciao.